in compagnia di Solange Manfredi. Ti riporto i saluti, i complimenti per il tuo lavoro, Solange. Grazie. Mi chiedono qui anche con una certa insistenza, ma lo fa Marcolino, il mio amico, quando uscirà questo libro? Allora, dovrei, se rispetto i tempi, consegnare le bozze a fine febbraio, dopodiché sarà l'editore a valutare in quanto tempo farlo uscire. No, sorrido con affetto, dice, se rispetto i tempi, questo ti fa onore, evidentemente conosce i suoi limiti. Sì, sì, la assolutamente. Solange. Sì, cercheremo di fargli organizzare qualcosa, già ieri in privato abbiamo strappato la sua disponibilità, con tempi adeguati per quelli che sono anche gli impegni sia di Solange che di Paolo, cercheremo di organizzare una bella cosa con gli ascoltatori di Overture, di Radio Yes, la radio della città di Roma, collocandoci all'interno di una location che sia adatta a Paolo e a Solange. Allora, Carlo Carli, ce l'abbiamo, sentite cosa disse l'onorevole Carlo Carli, che aveva fatto parte dell'apposita commissione per quello che riguardava i documenti e gli archivi storici, riguardo proprio quelle stragi, chi commise quegli eccidi e perché ci fu tanta reticenza, tanta omertà, tanti muri di gomma. Quando si è verificata in commissione questa profonda divergenza, l'opposizione di centrosinistra ha deciso di predisporre e presentare una propria relazione della quale io sono stato il relatore di minoranza. E io devo dire che nella nostra relazione si ampliano le ragioni che, in maniera anche fondata, le ragioni che hanno portato all'occultamento. E cioè non c'è stata solamente la negligenza e la superficialità del vertice della magistratura militare, c'è stata la cosiddetta ragione di Stato, nel senso che le lettere che vi sono state tra il ministro Martino e il ministro Deviani nel 1956, varie anche corrispondenze che vi sono state tra la magistratura militare e le autorità ministeriali portano chiaramente a individuare, ecco, dei collegamenti tra la politica e il vertice della magistratura militare. Per la relazione di minoranza, invece, c'è qualcosa di più. È qualcosa che ha a che fare con quello che è successo nel mondo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Qualcosa che ha a che fare con un'altra guerra, la Guerra Fredda. Le motivazioni furono molteplici e complesse. Furono motivazioni relative al nuovo contesto internazionale della Guerra Fredda, nell'ambito della contrapposizione tra blocchi non era più opportuno continuare a mettere in imbarazzo i nuovi governanti della Repubblica Federale Tedesca con richieste di incriminazioni e di processi nei confronti degli ufficiali della Wehrmacht o dell'SS. Avete capito come si giocò la partita, quale grande opportunità il nuovo ordine mondiale sfruttò da quel bagno di sangue che aveva indotto e segnato inconfutabilmente e drammaticamente la storia del nostro paese. Siamo italiani di fronte alla storia e la memoria, la giusta ricostruzione è anche un parziale, per l'amor del cielo, risarcimento di quel danno, no? La grande opportunità, ma perché chiedere alla Germania dell'Est, quando la Germania dell'Est può giocare un ruolo di snodo all'interno della Guerra Fredda e di questo scacchiere internazionale? Se noi rompiamo le palle, scusa il termine Solange, alla Germania dell'Est, questa si ricolloca sempre di più con la Russia, e invece che sarebbe stata disposta a quel punto ad abbonare tutto, a bonificare tutte le responsabilità di chi era stato nella Germania hitleriana a capo di questa o quell'altra organizzazione proprio per il Führer e per il nazismo. Si gioca una guerra importante perché bisogna indebolire il pericolo, l'ascesa del comunismo. A questi si aggiungerà il Papa della storia per molti, non certo per me. Ed ecco che il gioco è fatto. È molto bello questo libro. È stato un privilegio e un onore avere qui ospite Solange, che saluto con grande affetto e gli lascio ovviamente i secondi per il suo saluto
e complimenti per tutto quello che fai, Solange. Grazie a voi, grazie di avermi ospitata. Concludo con una preghiera. I protocolli di guerra psicologica, una guerra che si sta combattendo anche oggi, sono sempre uguali. Sono abbastanza semplici, si stanno applicando in queste settimane anche in Italia. Non cadete nel protocollo richiesto e non cadete nella violenza, che è uno step del protocollo. Ti lascio con il saluto di Paolo Pepe, saluto con affetto Paolo. Grazie Solange, io appassionato della storia della Seconda Guerra Mondiale e della guerra civile in Italia, affamato della vera verità da quell'epoca fino ai giorni nostri, convinto che i governanti passati e attuali manipolano il popolo con ogni sistema. Grazie ancora e un caro saluto anche a noi, e ti ritorni con altrettanta affetto a te Paolo. Sbrigati a fare questo, so che non si deve chiedere una cosa del genere, però se lei riesce ad anticipare quelli che sono i suoi naturali tempi, vorremmo davvero avere l'opportunità in primavera di presentarlo insieme a te, questo libro, Solange. Volentieri, spero. Un abbraccio. Grazie a Solange Manfredi, grazie.